Bentrovati appassionati di calcio a 5, si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la rassegna del calcio a 5. Siamo alla quarta puntata dell'ottava stagione della nostra trasmissione che, ricordiamo, potete seguire quotidianamente attraverso il sito mondofutsal.net e poi su youtube.com/mondofutsal.tv. Anche in questa puntata tanti approfondimenti, tanti servizi su tante partite, dalla Serie A alla Serie B. A tra poco. Doveroso iniziare con la Serie A e con la splendida affermazione dell'Access Group Latina che si impone con un sonoro 7-1 sul Corigliano. Nerazzurri hanno sorclassato gli avversari colpendoli in ogni occasione. A rete per 3 volte uno scatenato Maina, ma anche Rosati al suo primo gol stagionale, Arnaldo Blanco e il portiere Patrizzi che ha disputato una prova superlativa. Ma andiamo a vedere la classifica guidata ancora dalla Cagliari Sport Cogianco con 15 punti, seguono Acqua Sapone Megros 14 insieme a Real Rieti e Montesilvano e poi, come detto, Latina 13 punti insieme a Pescara, 12 per Corigliano, 11 per Asti, 7 per Caos Futsal, 6 per la Lazio e 3 per la Luparense. Chiude la Lollo Caffè Napoli a quota 2. Ma andiamo a vedere come è andata al Palla Bianchini in questa sonora affermazione dei nerazzurri nel servizio realizzato da Gianfranco Marceddu e Davide Mancini. Buonasera da Davide Mancini, nona giornata del campionato di Serie 1 di calcio a 5, di fronte l'Access Group Latina e il Corigliano. Tutto pronto per la sfida del Palla Bianchini. Semaforo verde su Access Group Latina Corigliano. Con spalla alla porta, problema di girarsi, bocca a Blanco, cerca un compagno, trova in Avellino che lavora per Maina, la conclusione, il vantaggio di Maina, il pasticcio di Tornatore. La chiusura del Corigliano, Viera spalla alla porta, protegge il pallone, ha lo spazio per calciare, Patrizzi scarica sempre per Guampe, Nugno Coco defilato, prova a centrarsi, la finta, se ne va ancora Nugno Coco con il destro, riesce il tunnel, prova ad andarsene Nugno Coco, Viera se ne va con gran numero per Nugno Coco da sinistra, diagonale, chiude l'1-2, se ne va a corso, cambia lato, benissimo per Arnaldo Pereira, Lemine, Nugno Coco, largo per Viera da sinistra, prova ad andarsene Viera, la conclusione e la gran parata di Patrizzi. Sceglie Battistoni da destra, che prova la sterzata, Battistoni va alla conclusione, Maina lavora di suola, bene per Pereira, Arnaldo se ne va, Arnaldo al centro, il palo clamoroso di Battistoni, prova bene Arnaldo Pereira che torna da Battistoni, le finte di Battistoni che va con il sinistro, Tornatore, Corigliano attacca, con è trovato, la chance per Trovato, intercettando il pallone da Latina che prova ad andarsene nel contropiede con Borca Blanco da sinistra, Borca Blanco ci arriva, Tornatore per Rosati, l'errore di Rosati che però esce bene palla al piedi, se ne va Rosati, ancora Rosati, sceglie Battistoni da sinistra, in mezzo per Rosati, la chance Rosati, Rosati 2-0 Access Group Latina, pressione vincente del Latina con Rosati che se ne va, palla al piedi, si allarga Battistoni, sempre Rosati con il sinistro, va da corso in orizzontale per Rosati, la sterzata di Rosati che se ne va, Maina chiude benissimo il triangolo per Renato Pereira, Renato Pereira super ripartenza Latina, poi Lemine su di lui, Rosati, Lemine con il destro, ci arriva Patrizzi, servire del Pizzo, poi Maina riconquista il pallone, l'occasione per Maina, il piazzato vincente, il poker nerazzurro con Maina che fa doppietta, c'è il pallone Tress, accontentato, Tress al volo, Patrizzi mette il calcio all'angolo, ancora Tress con il destro, Murato, quindi la conclusione, Patrizzi ancora una volta, taglio di Del Pizzo, spalla alla porta, arriva Viera con il destro, occhio a Nugno Coco, è il diagonale
che esce Arnaldo Pereira. Scambio ottimo, Arnaldo Pereira se ne va, viene fermato, poi arriva Battistoni con il destro. Del Pizzo controlla, serve Vieira, Vieira con il destro, Patrizzi ci arriva, poi ancora Del Pizzo, Avellino che va da corso, ingaggia il duello da sinistra, corso in diagonale, Maia non ci arriva, è per il Latina, pallone a centro per Borca Blanco che trova il gol del 5-0 sull'assist perfetto di Avellino direttamente d'angolo. Pallone per Vieira, spalla alla porta, controllato da Borca Blanco, Vieira si gira bene con il sinistro, non trova la porta, lavora sul perimetro. Adesso la formazione di Toscano che spreca, sempre Del Pizzo per le mine, zona tiro, il pallone che passa il palo, clamoroso, e poi Latina che spreca con la conclusione di Battistoni con le mine per Guampe, porta avanti il pallone, la conclusione Patrizzi, grande intervento, mette il calcio d'angolo, poi Guampe per Nuño Coco, si accentra Nuño Coco, un bolide stavolta Patrizzi non può arrivarci. Attacca con Guampe, occhio alle mine, scivola e poi Patrizzi, il grande intervento, ancora Patrizzi due volte, calcio d'angolo e poi la conclusione intercettata da Patrizzi che va al rinvio, Patrizzi, l'invenzione di Patrizzi che porta il Latina sul 6-1. Pronto Vieira con il destro, palo clamoroso, pallone scodellato, Maina lo riconquista, Maina con il sinistro tenta l'ultima magia, sette bello Latina che chiude i giochi, Maina finisce qui con il successo strameritato, straconvincente dell'Axe Group Latina, 7-1 sul Corigliano. Il risultato parla chiaro, chiaramente non c'è mai la partita perfetta perché comunque nel secondo tempo abbiamo concesso, anche perché eravamo un po' stanchi, alcune palle gol a loro. Primo tempo direi molto buono, con l'intensità giusta, con un ritmo, abbiamo recuperato tante palle e soprattutto abbiamo fatto benissimo l'uscita di pressione, dove loro hanno sofferto tantissimo, abbiamo creato tanti presupposti per far gol. Il gol è stato importante per me, soprattutto davanti al pubblico. È partito da una cavolata, perché faccio una solata entrando, diciamo, quasi davanti l'aria, il rischio di perdere il pallone, poi mi sono un po' ripreso, un po' per fortuna, un po' la bravura di Arnaldo che mi ha messo quella palla e è andata così. Per quanto riguarda la Serie B parliamo di una brutta sconfitta per la Virtus Fondi in casa dell'Isernia. Non c'è stato niente da fare per i ragazzi in maglia rosso-blu al cospetto di un avversario più motivato che ora li ha agganciati in classifica. Di Couta e Rosigna le marcature ospiti, nel prossimo turno la formazione del presidente Ginepro ospiterà al Palasport di Fondi la brillante Torino che nell'ultima giornata ha travolto il fanalino di coda a Campobasso. Ma vediamo la graduatoria. Capitolina Marconi al comando con 13 punti, seguita ad una lunghezza da Ciampino e Orte, 10 punti per Torino e Ledo di Ostia, 8 per Isernia, Virtus Fondi, Eboli, Virtus Palombara e poi a 6 Città Carnevale Saviano, a 3 l'Alma Salerno, chiude Campobasso a 0 punti. Il prossimo turno. Salerno ospiterà Saviano, Capitolina Marconi se la vedrà con Orte e poi Lido di Ostia contro Isernia, Virtus Fondi come detto ospiterà la brillante Torino, Eboli sarà di scena sul campo della Virtus Palombara e poi il Campobasso se la vedrà con l'Ardenza Ciampino. Apriamo la consueta panoramica sulla Serie C1 partendo dal girone B e dal tennistico 6-2 imposto dalla Ginnasti Studio Fondi alla Virtus Fenice. Con questo successo i ragazzi di Mister Treglia raggiungono il terzo posto in graduatoria. Prima vittoria stagionale per l'Atletico Anzio Lavinio con il 6-3 colto in esterna a Velletri. Le reti sono state messe a segno da Moncada e Clavari, doppiette per loro Romano e De Franceschi. Ancora KO invece il fanalino di coda Eagles Aprilia sul campo del Rocca di Papa. Questa la classifica.
Mirafin 19, Vigor per Conti 18 e poi a 14 Ferentino e Gymnastic Studio Fondi, 13 per Savio, 12 per Progetto Futsal, 11 per Albano e Città di Paliano, 7 per Gavignano, 6 per Rocca di Papa e Velletri, 4 per Atletico Anzio Lavinio e Virtus Fenice. Chiude desolatamente a quota 0 la Eagles Aprilia. Ma vediamo com'è andata nel match tra Gymnastic Studio e Virtus Fenice con il servizio realizzato dalla redazione di Fondi e con Oscar Maca e Luca Napolitano.
La Serie C2, il girone B, non è andata bene la trasferta per la Vigor Cisterna in casa dello Sporting Città di Fiumicino, terminata 2-1, una sconfitta di misura, comunque apprezzabili indicazioni per il tecnico Angeletti. Nella prossima gara la Vigor ospiterà la Virtus Ostia, reduce dal KO casalingo contro l'Oney. La classifica: guida Nord-Ovest Calcio 5 con 18 punti, segue Città di Fiumicino a 16 e poi Fortitudo Futsal Pomezia a 13 e quindi Spina Aceto 12, la Pisana Calcio 5 11, Oney 10 insieme a Fiumicino 1926, Vigor Cisterna a 9 insieme a Eur Futsal e poi Tor Tre Teste 8, Generazione Calcetto 7, Sporting Club Marconi 6, Virtus Ostia 4, chiude la Roma Calcio a 5 con 3 punti. Il prossimo turno: Fortitudo Futsal Pomezia contro Città di Fiumicino, Generazione Calcetto contro Fiumicino, Oney ospiterà Eur Futsal, la Pisana Calcio 5 se la vedrà con la capolista Nord-Ovest, lo Sporting Club Marconi ospiterà lo Spinaceto, Tor Tre Teste contro Roma Calcio 5 e infine, come detto, Vigor Cisterna contro Virtus Ostia. Il girone C della C2 è una vittoria tiratissima ma meritata, sofferta per lo United Aprilia davanti al pubblico amico del Rosselli contro l'Ostica, compagine dello Sporting Palestrina. Risultato finale 4-3. Con questi tre punti la formazione di Mister De Angelis si porta in seconda posizione ad una sola lunghezza dalla capolista Città di Colleferro. La classifica: come detto, Città di Colleferro 19, United Aprilia 18 e poi Real Ciampino 17, History Roma 15, Virtus Aniene 12 e a 10 punti Ciampino Genzano e Colleferro, Penta Pomezia 9, Virtus Divino Amore 6, Atletico Marino 4, Sporting Club Palestrina 3 insieme all'Airone, chiude Pavona a una lunghezza. Andiamo a gustarci tutte le fasi salienti del match che ha visto vittoriosa la formazione apriliana nel servizio confezionato da Matteo Arena e Fabrizio Agostini. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla Pala Rosselli di Aprilia. È appena iniziata la sfida tra United Aprilia e Sporting Club Palestrina, settima giornata del campionato di Serie C2, girone C. Con calma lo United, ancora Ciampanelli per Pignatiello, dentro ancora per Pignatiello, occasione e palla in rete, Pignatiello porta in vantaggio lo United. Tutto pronto, Galiti per Ciampanelli, sinistro, palla alta, Masullo, Ciampanelli prova lui, sinistro, fuori di non molto, dentro, si cerchia, pallone dentro, arriva il fallo di mano di Galiti. Chiapparelli e la palla in rete, il pareggio del Palestrina. Poi United con il diagonale pericoloso di Galieti, concede solo calcio d'angolo a questa transizione di Palestrina che però va in vantaggio ugualmente con Olivieri. Pignatiello, Galieti prova il tiro improvviso, la respinta, poi Pacchiarotti, ancora una grande risposta di Terribili, ora prova il pressing alto la formazione di De Angelis, palla dentro, occasione ancora per Pignatiello, Musilli per Pignatiello, punta Olivieri, poi la combinazione tra i due e Olivieri che sfiora l'autogol, gran riflesso di Terribili. Pignatiello ancora, Galieti va sul fondo, mette in mezzo e arriva il pareggio, la doppietta personale di Riccardo Pignatiello, pallone dentro, occasionissima per Musilli, a branca impresa Terribili, dentro per Cicerchi, anticipato ma ancora Sporting, Cicerchi al tiro e di nuovo il vantaggio lo Sporting, Cicerchi 3-2, Ciampanelli, difende palla Ciampanelli, mette in mezzo preziosismo, poi forse un fallo ma arriva il gol da parte di Galieti, trova un grandissimo gol, il gol del pari del 3-3, Pignatiello per Musilli, ancora Pignatiello, Musilli, il palo di Musilli, palla dentro, Musilli per Ciampanelli, Pignatiello è tutto solo, la respinta di Terribili, meno così a giudizio del direttore di gara, ma ancora United con Musilli e arriva il 4-3, la spinta dello United si è concretizzata con il sorpasso, addirittura in porta, palla fuori, finisce qui
Aprilia vince 4-3 contro lo Sporting Club Palestrina dopo una lunga rincorsa. Secondo me abbiamo disputato una buonissima partita, siamo di qua, ce la siamo giocata fino all'ultimo, peccato per il gol preso all'ultimo, però ci sta, sono stati forse un pizzico più bravi di noi, ma noi non abbiamo nulla da rimproverare perché la nostra partita è stata secondo me una buonissima partita, giocata bene. Ci siamo difesi molto bene nonostante loro erano, cioè sono una squadra molto, molto brava e niente, nulla da rimproverarci da parte nostra, peccato, c'è tanto rammarico per il risultato ovviamente, però comunque bene, continuiamo su questa strada che secondo me è quella giusta. Fino adesso probabilmente avete raccolto meno di quanto meritavate nelle partite precedenti e anche forse in questa. Sì, secondo me abbiamo raccolto molto meno anche perché ecco, ci sono state delle partite in cui proprio abbiamo perse sempre negli ultimi minuti e sempre per questo gol di scarto. Forse non so, dobbiamo migliorarci un po' negli ultimi minuti. Comunque miglioreremo dai nostri errori, come si dice, sbagliando si impara, noi impareremo. Andrea Musilli, ce l'avete fatta proprio all'ultimo dopo una grande rincorsa faticosa, però oggi obiettivamente l'Aprilia non ha giocato come sa. No, aveva perfettamente ragione, abbiamo sofferto tanto, cali di tensione, eravamo sulle gambe, non eravamo i soliti, però all'ultimo diciamo spingendo alla fine una palla è entrata per fortuna, per nostra fortuna. Merito anche dei ragazzi della squadra avversaria che ci hanno chiuso bene i spazi, ci hanno pressato e però alla fine l'abbiamo vinta noi. Una vittoria, come dire, più di cuore che con la tecnica. Sì, all'ultimo abbiamo messo tanta grinta, tanto cuore. L'importante era solo che la palla entrava, non come entrava, rimpallo, palo, ma la palla basta che doveva entrare, dovevamo prendere i punti e per fortuna così è stato. Anche perché c'è uno scontro diretto al vertice, insomma questa partita era molto importante per voi. Sì, molto importante perché sapevamo il valore della squadra avversaria che anche avendo questa classifica non merita, però ha dei giocatori importanti, sapevamo che su c'era uno scontro diretto importante che poteva avvicinarci alla vetta e era importante tutto questa settimana e per fortuna l'abbiamo fatta, la prossima andiamo in trasferta e cercheremo sempre di conquistare i 3 punti sul campo. Nel girone D di C2 vince a fatica nel campo della sempre ostica città di Minturno Marina la formazione capolista, la DLF Formia. Tiene il passo la Vis Fondi che strapazza il pallonino di coda Isola Liri, brutto tonfo del Minturno sul terreno del Futsal Ceccano, mentre 3 punti importanti vanno all'FC Cisterna che batte il Real Podgora, alla Connet Calcio 5 che supera in casa lo Sport Country Gaeta e allo Sporting Giovani Risorse che vince in esterna sul campo del Real Terracina. E infine successo per l'Atletico Alatri che doma la Fortitudo Terracina conquistando la 3ª piazza. Vediamo la classifica. DLF Formia a 19 punti, seguito da Visfondi a 18 e da Atletico Alatri a 16. E poi la Connet a 12 insieme a Minturno e Sport Country Club, a 10 Cisterna FC, a 9 Real Podgora, 8 Futsal Ceccano e Sporting Giovani Risorse, 7 Città di Minturno Marina, 6 Fortitudo Terracina. Chiudono ancora all'asciutto Real Terracina e Isola Liri. Ma vediamo il servizio relativo alla sfida tra Vis Fondi e Isola Liri, servizio realizzato dalla redazione di Fondi, e cioè da Oscar Macaro e Luca Napolitano.
adesso la consueta carrellata relativa al girone unico di Serie D, partendo dalla capolista che tiene il passo. Parliamo naturalmente della Virtus Latina Scalo, vittoriosa su un combattivo Flora 92. Tiene la scia la Polisportiva Stella, che supera a fatica un redivivo Maranola col punteggio di 2-1. Alle spalle del tandem di testa si forma un terzetto: l'Atletico Sperlonga, che vince in esterna sul campo dello Sporting Terracina, l'Atletico Rocca Massima, che batte tra le mura amiche il Real Fondi, e lo United Latina, che regola il Le Forna Ponza. Vittoria casalinga anche per il Monti Lepini sul Città di Pontinia, mentre conquista il primo successo l'Accademia Sport sul parquet del Formia 1905. La classifica. In vetta la Virtus Latina Scalo a 12 punti, a 2 lunghezze la Polisportiva Stella, a 3 lunghezze Atletico Sperlonga e Atletico Rocca Massima insieme allo United Latina Futsal. 6 punti per il Città di Pontinia e il Monti Lepini, 4 per Real Fondi, 3 per Accademia Sport, Faiti, Flora, Formia 1905, Golfo Spinei e Marina Maranola Calcio con lo Sporting Terracina. Chiude a 0 punti Le Forna Mare. Ma andiamo a scoprire meglio com'è andato il match che vedeva impegnata la capolista con le Flora 92, il servizio di Enrico Pasquali Coluzzi e Valerio Di Prospero. Non conosce ostacoli, ovunque va detta legge e vuole continuare a farlo la Virtus Latina Scalo, che veleggia al primo posto solitario con 9 punti, a cercare di interrompere la striscia positiva della capolista, il Flora 92, che in questa quarta giornata del campionato di Serie D Pontino vuole tornare a fare punti dopo 2 sconfitte consecutive. Da Latina Scalo un cordiale buonasera da Enrico Pasquali, con un portiere che è Micozzi con la maglia numero 21, arbitra questa sfida. Signor Iannotta della sezione di Aprilia, rimessa laterale già battuta dalla squadra di casa, Bulboaca, il destro di Bulboaca, ottimo l'intervento del portiere per capitano Marcelli, ancora Bulboaca, si libera bene di un avversario, Bulboaca che adesso ha la possibilità di tirare in porta, lo fa, diagonale insidioso, probabilmente ha protestato in maniera piuttosto vibrante, attenzione a questo tiro da parte di Bilardello improvviso, Popetrine che rimedia, pallone scucchiaiato in avanti, attenzione, intanto il fallo. Parte Petrin, rincorsa di Petrin che sbaglia in maniera piuttosto vistosa, darsi un po' una scossa soprattutto in avanti, tiro in porta, miracolo da parte del portiere Dorati, Flora 92 che già 2 volte ha creato dei problemi alla retroguardia avversaria, attenzione a questo contropiede, il destro da parte di Marini, finta il tiro, Bulboaca, siamo però in una zona piuttosto distante, attenzione a Iannella, il sinistro di Iannella. Insiste adesso il Flora, un buon momento da parte della squadra ospite che sfiora il gol, che adesso ha sbagliato il tocco Mingione, attenzione a questa ripartenza con Corbi, pallone dentro, è arrivato il vantaggio da parte della formazione di casa con la rete realizzata da Marcelli. Ricomincia adesso il Flora 92 con Maciucca, dalla Zanna, prova dalla Zanna, esplode il destro, tocca all'indietro, attenzione a questo pallone in profondità per Iannella, azione bellissima da parte della formazione dello Scalo che va vicino al 2-0 con questo tiro da parte di Corbi, nessun fallo, attenzione perché adesso è in superiorità numerica la squadra del Flora 92, dalla Zanna, il destro di della Zanna che riesce dunque a pareggiare i conti, Bilardello sul punto di battuta, caccia in porta Bilardello, pericolosissimo, il pallone termina sul fondo per rilanciare il pallone con precisione, attenzione a Iannella, Iannella prende la mira, miracolo da parte del portiere e arriva anche il giallo e potrebbe essere in questo caso il secondo giallo se non andiamo errati, e infatti è così, va fuori dal campo adesso Maciucca, vediamo se riuscirà a trasformare in oro la situazione di indiscusso vantaggio, il tiro da parte di Iannella che pesca il jolly alla destra del portiere Ciattaglia, altra conclusione che chiama in causa Ciattaglia, bravissimo questa volta, non ha molto spazio per la rincorsa il calciatore del Flora 92, opta per uno schema, attenzione, tocca male Bilardello, 2 contro 1 a favore dello Scalo, Iannella, Iannella tutto solo, mette dentro e arriva il gol del 3-1, ha segnato la formazione dello Scalo con il numero 4, ovvero sia Marini, che deve accelerare un po' i tempi, Bilardello, Bilardello se ne va, Bilardello e scarica sul secondo palo con il sinistro la rete del 3-2, ritorna dunque in partita il Flora 92 con Bilardello. Poi finisce il match, dunque vince la formazione della Virtus Latina Scalo 3-2 contro un ottimo Flora 92 che ha venduto a caro prezzo la propria pelle, alla fine però
è capitolata la squadra ospite. Oggi abbiamo vinto, dovevamo vincere, prendere i 3 punti per il mister e per il nostro capitano, che sono in un lutto per la perdita della mamma del mister e la nonna del nostro capitano, e quindi oggi volevamo prendere questi 3 punti. Abbiamo trovato una squadra veramente organizzata e abbiamo 12 punti, ma questi li abbiamo veramente sudati rispetto agli altri, alle altre partite e alle altre vittorie. Complimenti ai ragazzi, che è veramente una bella squadra organizzata. Giochiamo, facciamo la partita, la giochiamo, facciamo anche un'ottima impostazione di gioco, però niente, non riusciamo a sfatare questo dopo iniziale di inizio stagione, che a battere la prima gara abbiamo vinto, adesso siamo a 3 sconfitte di fila, però andiamo avanti perché il gioco c'è, il carattere ce l'abbiamo e siamo convinti che risaliamo la classifica sicuramente. Pensiamo di aver mantenuto le promesse, vi abbiamo offerto anche in questa puntata un'ampia panoramica su quanto accaduto sui campi di calcio 5 dalla Serie A alla Serie D. Naturalmente per tutti i dettagli e gli approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito mondofutsal.net e poi a ammirare le immagini di Mondo Futsal TV, ovviamente sul canale YouTube. Andiamo con ordine e con precisione, il canale youtube.com/mondofutsal TV. È il momento del ringraziamento a quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa 4ª puntata dell'8ª stagione. Il ringraziamento va naturalmente a Marco Dell'Orco per la regia e il ringraziamento va a voi che ci seguite sempre numerosi. Grazie, appuntamento alla prossima.